Di nuovo grazie per questa chiacchierata che faremo. Tutto partito da un articolo che ha scritto e che, come dicevamo, ha avuto molta risonanza. Per alcune persone la privacy è qualcosa di sacro, per altre magari è un problema per l'avanzamento della nostra società. Ed è per questo che abbiamo appunto organizzato questa chiacchierata. Si vuole, non so, Insomma, appunto, ripetere ripetere quello quello. che. Beh, intanto forse sarebbe il caso di presentarmi, visto che non penso che il mondo mi conosca, quindi Certo. sapere chi sono e da dove vengo forse potrebbe aiutare anche a contestualizzare il tutto. Assolutamente. Io sono Andrea Monti, sono un avvocato, insegno Digital Law nell'Università di Chieti e Identità digitale, cyber security e privacy all'Università La Sapienza di Roma. Ma per quello che riguarda questa chiacchierata, sono anche il presidente della più antica ONG ad occuparsi di diritti della comunicazione elettronica al di fuori degli Stati Uniti, la più antica nel mondo, intendo dire, che è stata costituita nel 1994, quando la stragrande maggioranza delle persone che si lamentano oggi di chissà quali violazioni della privacy o andavano all'asilo o magari si occupavano di altro nella vita e scoprono adesso una cosa che in realtà è in discussione da in rapporto alle questioni tecnologiche appunto oramai da una trentina d'anni. A questi argomenti ho dedicato un po' di libri, l'ultimo pubblicato nel 2019 in inglese, si chiama Personal Information. Quindi diciamo che sul tema, dal punto di vista del tempo dedicato, insomma, ci ho passato più di qualche minuto. Tra l'altro noi stiamo parlando di privacy e questa chiacchierata verrà pubblicata, quindi Non anche il è un problema. controsenso della nostra epoca. No, io pensavo, io ho studiato storia e ecco, per la storia appunto lo Stato è quell'entità che detiene il monopolio della violenza, nel senso è sostanzialmente quell'istituzione che ha più potere di tutti quanti. Ecco, Beh, in realtà non è così, non perché so. questa è un'acquisizione che arriva nel 1648 dopo la pace di Westfalia. Prima c'è il sistema medievale che è durato appunto fino alla guerra dei 30 anni, era un sistema multipolare nel quale il potere era esercitato da più soggetti, dal papato, dall'imperatore, Certo. da vari soggetti intermedi, quindi non è corretto pensare allo Stato necessariamente come l'unico detentore del potere. E d'altra parte l'esercizio del potere è legato al fatto che determinate persone riconoscano a qualcuno un'autorità di qualche tipo su loro stesse. E Certo. questo, per esempio, giustifica il fatto che anche gli ordinamenti religiosi, pur non avendo le caratteristiche di uno Stato, abbiano la caratteristica di essere strumenti di esercizio del potere. Qualsiasi Certo. grande religione rivelata o anche qualsiasi culto, nel momento in cui ha delle regole e ha un gruppo di persone che sono incaricate di farle applicare, appartiene a un concetto di ordinamento superiore rispetto ai singoli componenti. Ok, sì, cioè io pensavo appunto allo Stato come concezione moderna, però è vero che può essere molto, diciamo, può sfumare la cosa, anche se poi penso allo Stato prima dello Stato moderno, certo non c'era la cancelleria, non c'era, allo Stato moderno c'è stato un concentramento del potere, in qualche modo, però ecco, In realtà no, perché c'era sempre un rapporto di forza, in dico. realtà no, non c'è stato c'è stato accentramento formale nella istituzione statuale, ripeto, all'indomani della pace di Vestfalia, ma questo non ha fatto venir meno una serie di, diciamo, di poteri concorrenti, perché per esempio in Occidente il papato ha continuato a mantenere un suo ruolo che non era solamente quello di autorità morale. Certo. I potentati economici e industriali dall'Ottocento in poi hanno, per non parlare di quelli bancari, hanno continuato ad esercitare
chiamiamole interazioni privilegiate, sia con gli stati, sia nei confronti dei cittadini. Quindi, il concetto che lo Stato moderno si identifichi, che il potere assoluto si identifichi automaticamente solo con lo Stato, credo sia smentito dai fatti e dalla storia. Okay, ma quindi lei come concepirebbe lo Stato? Cioè, nel senso, se dovesse dare una definizione o una sua. È un insieme di regole che ha la funzione di preservare se stesso, cioè Leviatano, e di garantire un certo ordine sociale. O se vuole il frutto della necessità di evitare di trovarci in una condizione di guerra permanente dell'uno contro l'altro, che ha come risultato la mediazione di attribuire a uno o più soggetti o a una o più entità una serie di poteri di controllo, e parlo di poteri, non di diritti. Ok, ma questa cosa, appunto, regole che però diciamo sono, non funzionano così in astratto, ma seguono appunto i rapporti di forza. Seguono i rapporti di forza e sono espressione almeno fino a un po' di tempo fa, sono espressione del gruppo sociale di riferimento. Dominante. Non necessariamente, perché se per esempio prende come esempio lo sport, anche lo sport ha un suo ordinamento giuridico molto specifico, ha le sue regole, ha le sue corti, ha le sue sanzioni, anche pesanti. Non voglio tirar fuori il caso Juventus parlando del calcio, ma insomma, sotto gli occhi di tutti che il calcio tutto sia, o lo sport in generale, tutto sia tranne che un luogo favolistico dove tutti ci vogliamo bene e l'importante è partecipare e non vincere. Quindi, anche in quel caso abbiamo un sistema di regole che viene applicato nei confronti di chi vuole far parte di un determinato ambiente. La differenza con l'ordinamento statuale, che l'ordinamento statuale ha non solo il monopolio della forza, ma anche il monopolio della vendetta. Il monopolio della forza serve per garantire ordine e sicurezza, e il monopolio della vendetta serve per garantire giustizia ed evitare, appunto, l'ho detto in modo un po' magari immaginifico, però l'esercizio del potere di vendetta tramite la magistratura è appunto lo strumento che evita che ciascuno si faccia giustizia da solo, come era ai tempi del diritto longobardo, dove c'era l'istituto appunto della faida. È bello ragionare la storia di diritto. Non so se Davide vuole dire qualcosa, sennò. No, sì, beh, sono tutti ragionamenti interessanti che sicuramente ci fanno anche percepire come lo Stato, comunque anche te nelle teorie filosofiche, appunto di Hobbes, così, giusti naturalisti, comunque sia sorto da, appunto, è stato quasi l'emanazione di un'incapacità dei soggetti di autoregolarsi e di non appunto finire in conflitto. E quindi è come se fosse l'emanazione di una nostra, cioè di una nostra mancanza di responsabilità che si concretizza in questo Leviatano che appunto ci deve controllare lui, Ma perché noi da questi, mi soli, perdoni, ma cioè. questi sono concetti totalmente, come dire, contemporanei e ideologicamente orientati, lo dico senza polemica, perché non è vero che lo Stato è frutto di una incapacità. La lettura della politica di Aristotele o delle altre costruzioni, diciamo, di teoria politica del passato non vedono necessariamente lo Stato come una limitazione o come il frutto di un'incapacità delle persone. Alcuni pensatori anarchici, in senso lato, interpretano lo Stato come una negazione in sé, perché in teoria la migliore delle regolamentazioni è quella che individualmente il soggetto è in grado di darsi, ma storicamente non ci sono evidenze del fatto che la creazione di un ordine con un'autorità superiore sia frutto di incapacità dei consociati. È vero molto spesso che perlomeno in ambito, già nelle prime forme di comunità, banalmente comandava chi poteva portare, chi sapeva cacciare e chi era in grado di proteggere il resto della comunità. E quindi in modo spontaneo si riconosceva una qualche forma di primazia, di supremazia ai soggetti che erano in grado di
di tenere unito il gruppo. Quindi in questo senso non c'è una incapacità dell'individuo, perché se parla con un finlandese o con un nordico, le spiegheranno che è impensabile dalle loro parti avere una visione individualista, o meglio egoistica, della società, perché in condizioni così ostili o si lavora tutti insieme o altrimenti non si riesce a sopravvivere. Quindi ci sono anche delle componenti geografiche, vogliamo chiamarle in questo modo, che condizionano poi le scelte organizzative, per cui è un po' più complicato del dire non c'è, non siamo capaci e quindi dobbiamo per forza rivolgerci a qualcuno. Il punto è che ogni volta che viene creato un centro di potere, comincia a pensare come innanzitutto tutelare la propria esistenza. Fateci caso, in tutte le volte che mettete il cappello in testa a qualcuno, quel qualcuno improvvisamente come unico obiettivo ha, il cappello è la metafora del dire i gradi, sto parlando di siamo uomini o caporali, di Totò, del vigile, di Alberto Sordi. Nel momento in cui mettiamo il cappello in testa a qualcuno, gli diamo dell'autorità, questo qualcuno automaticamente ha come primo obiettivo quello di non perderla. Sì. E questo si vede anche nella rivoluzione, che diventa sempre reazione. È sempre così, quindi prima di attribuire potere a qualcuno e quindi di privarsi della propria sfera, di limitare la propria sfera di controllo, ci si dovrebbe pensare parecchio, o comunque, e da qui il senso della democrazia, creare un sistema di pesi e contrappesi per cui nessuno riesce, almeno nessuno riesce con troppa facilità, a prendere il potere assoluto. Cioè, per quanto controintuitivo possa sembrarvi, l'accusa principale che viene mossa al sistema, per esempio, italiano, dell'ingovernabilità, è tutto sommato una sorta di protezione della democrazia, perché sono meccanismi che impediscono che qualcuno possa prendere pieni poteri. Certo, se poi magari le cose funzionassero sarebbe anche meglio, però quantomeno il sistema ha questa caratteristica, cioè l'architettura costituzionale è stata pensata con estrema attenzione da persone che venivano da mondi diversi e che si sono messi attorno ad un tavolo creando un sistema che tutto sommato garantiva la sopravvivenza civile. Certo, ma adesso non so se Davide voleva dire qualcosa. Beh, sì, però se anche tu vuoi dire, vabbè, vai, perché stai finendo tu. Ok. No, vabbè, che sentendo tutte queste riflessioni, sì, certamente sono d'accordo che lo Stato comunque non può essere magari semplificato nel dire che nasce, appunto, magari ci sono anche ovviamente motivi organizzativi che una comunità sceglie ad operare, comunque c'è bisogno di una certa organizzazione, diciamo. Però ritengo, come lei appunto ha fatto notare, spesso lo Stato nasce in condizioni che vengono considerate ostili, cioè magari la comunità si sente in pericolo di qualcosa e dunque vi è bisogno di un potere che guidi, perché appunto nasce anche da questa, forse in parte dalla paura dell'uomo, cioè dalla paura dell'ambiente circostante, con gli altre persone siano nemici e quindi mi creo... Ma nella scala, dagli altri. Nella scala dei bisogni fondamentali della persona, la sicurezza è il bisogno fondamentale, quindi è chiaro che l'obiettivo primario è quello di garantirsi sicurezza come precondizione per la sopravvivenza. Sì. Però nel dividersi in stati, nel dividersi nelle comunità, nel dividersi, perché ognuna comunque ha paura dell'altra, così storicamente, vanno a creare insicurezza in qualche modo, cioè nel cercare la sicurezza si crea l'insicurezza, perché se io per trovare la sicurezza... Cerco vizioso, dici. Io, scusa, ma la xenofobia non è di per sé una caratteristica di qualsiasi gruppo sociale, può essere molto frequente, può avere una serie di ragioni, per esempio Licurgo a Sparta emana le leggi xenelesiane per evitare che idee diverse corrompessero i sani costumi di Sparta, quindi in quel caso la ostilità nei confronti dello straniero era una misura di autodifesa, non era affatto una questione legata alla paura, perché
gli Spartani avranno avuto molti difetti, ma non credo che fra questi ci fosse appunto la paura. Quindi c'è una differenza, non necessariamente la xenofobia oppure un'impostazione securitaria di uno Stato è causata dalla paura. E invece, adesso, cioè, riflettevo su questa cosa, appunto abbiamo creato il Leviatano per diversi motivi. Appunto il nostro ordinamento è fatto in modo da, appunto, cerca di evitare che una persona o un gruppo di persone assumano i pieni poteri, ma appunto pensando alle videocamere, sistemi di intelligenza artificiale, sono tutti sistemi che in qualche modo vanno a cambiare gli equilibri di potere e i rapporti di forza. Allora, se andate a cercare sul sito sul Ministero dei Beni Culturali il casellario politico-giudiziario, ci trovate dal 1800 qualcosa fino a fine XIX secolo l'elenco, la schedatura di tutti quanti gli italiani politicamente attivi. Si arriva fino al livello della singola città, si può fare una ricerca per cognome, per orientamento politico, ed è anche interessante perché magari qualcuno scopre che qualche bisavolo era considerato un anarchico, un comunista, un socialista o quello che sia. Il punto è che qualsiasi Stato, come dicevo prima, qualsiasi struttura, per il semplice fatto di essere costituita, ha come primo obiettivo quello di preservare la propria esistenza. Questo può essere fatto in vari modi, diciamo a vario livello di afflittività nei confronti degli altri, cioè di quelli che hanno contribuito a creare la struttura, ma è innegabile che la sopravvivenza di un vertice richieda la creazione di un sistema di controllo. Ora, il punto qual è? Capire chi governa questo sistema di controllo. L'ordinamento di pubblica sicurezza italiano, che risale al 1931, è tale da far impallidire i paesi più antidemocratici della faccia della terra. Però nessuno di voi sa che esiste il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che è in vigore, ma per un motivo molto semplice, perché essendo l'Italia un paese intrinsecamente democratico, tutto quell'arsenale di ipercontrollo che è già possibile adesso, semplicemente non viene messo in pratica perché c'è c'è un dato antropologico per cui l'Italia e dunque anche le forze di polizia hanno compiuto un percorso di democratizzazione che impedisce di abusare di determinati poteri. Ora, attenzione, io faccio l'avvocato penalista, quindi vedo la realtà per quella che è nei tribunali, intendo dire. È chiaro che non è tutto rose e fiori, ci sono abusi, ci sono interpretazioni più o meno corrette, ma questo non ci consente di dire che il sistema in sé sia di per sé sballato, marcio o corrotto. Cioè, quello che si dovrebbe capire è che il mondo non è bianco o nero, perlomeno non quello del diritto. Siccome l'esercizio di questi poteri è, ripeto, necessario in qualsiasi società democratica, il punto non è tanto quali poteri ho, ma come li esercito. Quindi, se volete, vale la citazione di uno dei più grandi filosofi del XX secolo, Spider-Man: da un grande potere deriva una grande responsabilità. Allora, per quanto abusata questa citazione, il punto è: lo Stato mi propone un patto, ti do sicurezza in cambio di potere su di te. Ma dall'altro lato i cittadini dovrebbero esercitare i propri diritti di cittadinanza e quindi controllare l'esercizio, il modo in cui il potere viene esercitato. L'essenza della democrazia è esattamente questa: la democrazia è partecipazione. Non vorrei citare cantautori un po' fuori moda, però il concetto è quello. Allora, noi non possiamo lamentarci di potenziali abusi e compagnia cantante senza però esercitare il nostro potere e dovere di controllare quello che fa lo Stato. Allora, stare dietro una tastiera,
e lamentarsi delle violazioni, delle potenziali lesioni della privacy, senza fare nulla, ripeto, va bene per fare shitstorm sui social network, ma dal punto di vista del contributo al miglioramento della qualità democratica di una società, e di quella italiana in particolare, non serve a niente. Certo. Ma... quindi, prima di lamentarsi, uno dovrebbe chiedersi: io che cosa sto facendo per rendere questo posto un posto migliore? Certo. Ma stavo pensando appunto a questa cosa della lista delle persone più politicamente, che è molto interessante, andrò a guardare. E se è vero che appunto il controllo si poteva fare anche con mezzi non tecnologici, è anche vero però che, ecco, se uno adesso fosse schedato, appunto le telecamere fossero collegate al sistema di intelligenza artificiale, quella persona non potrebbe praticamente uscire di casa senza essere subito identificata. Il che, appunto, visto dal punto dello Stato che deve preservare il potere, torno, fantastico. Torno alla praticalità delle cose. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consente a qualsiasi agente o ufficiale di pubblica sicurezza, quindi compresa la polizia municipale, di fermare chiunque per strada e chiedergli documenti, semplicemente sulla base di un sospetto che non è tenuto a esplicitare. Quindi, in qualsiasi momento, noi siamo tenuti per legge a mostrare il documento d'identità, e se questo non accade possiamo essere portati in caserma per essere identificati, fotosegnalati, semplicemente sulla base del fatto che un operante ritiene, ha il sospetto che potremmo essere coinvolti in... Quanti casi avete sentito di questo genere? No, certo, non sono casi diffusi, immagino. Praticamente non ci sono. Esatto. Però nel caso tipo di una telecamera sarebbe immediato, cioè nel senso arrivo... se avessero le persone con i capelli lunghi sono segnalate, o Alessandro, allora, in particolare... Torno all'argomento. Bisogna distinguere la regola dalla possibilità o dal limite della sua applicazione. L'ordinamento della pubblica sicurezza prevede che il Ministero dell'Interno e dunque le forze di polizia possano identificare chi vogliono quando vogliono. Quindi non possiamo discutere del se, ma del come. O meglio, se vogliamo discutere del fatto che le istituzioni abbiano questo tipo di potere, allora l'unica opzione è... fondare un partito, raccogliere delle firme, andare in Parlamento e far cambiare la legge, oppure interessare dei politici perché cambino il modo in cui funziona il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e quindi per esempio fare in modo che venga inserita una norma che limita il potere giuridico di identificazione, perché il problema non è l'uso della telecamera ma l'estensione del potere giuridico. Certo. Quindi se io dico che il semplice sospetto non basta più, ma devo avere degli elementi concreti per fermare una persona in mezzo alla strada, questo limita il modo in cui una forza di polizia può interagire con le persone, a prescindere dallo strumento che usa. Okay. Quindi, tornando al discorso delle telecamere, il punto non è la presenza o meno della telecamera, ma la regolamentazione sull'utilizzo che se ne fa. In altri termini, il controllo sugli abusi. Ok, e anche questo però, cioè io non so, mi viene in mente appunto quella cosiddetta divisione tra privacy by design e privacy by policy. Che non esiste, perché il regolamento sulla protezione dei dati personali non si occupa di privacy, questa è un'altra delle grandi, come dire, confusioni che ci sono sull'argomento. Ma tant'è che se cercate la versione inglese la parola privacy non compare da nessuna parte, se non in una nota al considerando 153, mi pare. No, cioè penso proprio la cosa pratica, che appunto un'applicazione progettata per la privacy, quindi un qualcosa di criptato che non può essere neanche criptato end-to-end, i contenuti dei messaggi, okay, non possono essere, diciamo, visti. Lei sa che questa cosa sta per finire, perché l'Unione Europea sta spingendo in nome della tutela dei minori per inserire l'obbligatorietà della client side, del client side scanning.
Su questo devo essere sincero, sono un po' preoccupato, nel senso che non sono chiaramente dalla parte di chi, diciamo, ne abusa, però mi viene da pensare a Internet il nemico di Assange, dove parlavano dei quattro cavalieri dell'infocalisse. Quindi cosa che era? Droga, pornografia infantile, terrorismo e qualcos'altro, perché appunto è vero che lo Stato deve mantenere il potere se vuole essere lo Stato, ma come evitare che lo Stato possa abusare appunto utilizzando del... esercitando i propri diritti di cittadinanza, evitare e quindi evitare di lasciare il campo del presidio dei diritti semplicemente a una parte. Il problema è quello che stiamo facendo ora, per esempio, già parlarne è un argomento. Cioè, il punto è questo, e per questo nell'articolo ho parlato di feticcio della privacy. Che cos'è il feticcio? È una cosa che prendo, metto sull'altare e venero come se fosse appunto il nuovo Dio. E il semplice fatto di venerarlo mi lava la coscienza del dire: ah, che bello, ho recitato quattro Ave Maria e tre Paternoster sull'altare della privacy e ho fatto il mio dovere. Non funziona così. Allora, se noi smettiamo di considerare i diritti della persona come dei feticci, ma capiamo che sono qualcosa che ci riguarda realmente e intimamente e che sono una cosa che non è negoziabile, allora cambia l'approccio, perché se abbiamo questa consapevolezza cominciamo a rivendicare il nostro ruolo di cittadini, ad opporci a determinate pratiche. Non voglio fare promozione al mio ultimo libro, quindi non parlerò del suo titolo, però se ci fate caso, c'è una tendenza abbastanza oramai consolidata a quello che ho chiamato l'Uber diritto, non Uber quello delle macchine, ma l'Uber, lo Uber di stampo nicciano, e cioè alla pretesa che la rivendicazione individuale diventi perciò solo un vincolo per tutti gli altri. Io ho diritto a puntini puntini, non funziona così. Il diritto è qualcosa che viene negoziato in sede parlamentare fra soggetti che sono rappresentanti di gruppi che hanno diverse visioni del mondo. Non esiste che mi alzo la mattina e dico: il diritto a, non funziona così. Allora, che cosa succede? Nel momento in cui, pur di avere il mio profilo social, chi se ne frega se mi profilano, chi se ne frega se mi censurano, chi se ne frega se orientano o manipolano le mie convinzioni, ho reso negoziabile il mio diritto, i miei diritti fondamentali, ho reso negoziabili la libertà di espressione, la libertà di parola, non solo la privacy, tutta un'altra serie di cose. In nome di cosa? Di un profilo gratis, del poter cercare certificazioni di esistenza in vita tramite like di gente che passa, che magari innesca soltanto della reciprocità. Allora, invece di preoccuparsi dei titoli degli articoli, uno dovrebbe chiedersi: perché, in nome di cosa, ho accettato di mercificare i miei diritti? Certo, c'è tantissima ignoranza da questo punto di vista, proprio non c'è cultura. Ma non credo che sia un problema né di ignoranza né di cultura, credo che sia una questione di totale disinteresse per dei diritti che sono tanto importanti quanto considerati come un qualcosa di dato per scontato. E quindi, siccome è scontato che possa dire piove governo ladro, perché mi dovrei preoccupare che qualcuno si occupi, mi chieda, come dire, di usare questo diritto come una contropartita. Certo. Ragazzi, non se ne esce. Okay. Cioè, o si decide di, chiaramente con tutti i limiti del comportamento della regola democratica, o si decide di fare la propria parte, o altrimenti quello che succede è semplicemente trasformare i nostri diritti in un oggetto di contropartita. E una volta che ci sono tolti, non ci vengono restituiti. Certo. Ma quindi, ecco, appunto diceva, adesso anche l'Unione Europea si sta muovendo per evitare, ecco, applicazioni che non permettano, ecco, di leggere i messaggi. Però questa cosa, cioè, appunto, la telecamera
e unita al fatto di conoscere le comunicazioni. Cioè, io capisco che effettivamente dovrebbero essere le stesse persone preoccupate dalla questione privacy a mettersi in gioco, a farsi una chiacchierata come adesso, anche a cambiare idea eventualmente. Però non è tutto, non porta tutto veramente a quella concentrazione del potere che dicevamo bisognerebbe evitare assolutamente. Cioè, nel senso che lo Stato deve sopravvivere, ma non deve neanche essere quel leviatano così potente. E chi l'ha detto che non lo deve essere? Chi l'ha detto non lo so. Il punto esattamente, cioè, torniamo sempre allo stesso punto. L'unico modo per evitare, allora, c'è un bel TED che gira su YouTube di Eric Liu che spiega quali sono le dinamiche del potere. Lo uso molto spesso, lo cito nelle mie lezioni. Uno dei punti di questo TED è che il potere ha una capacità espansiva, lasciato a se stesso tende a crescere indefinitamente. Quindi è una metafora che ritengo estremamente corretta e corrispondente a quello che possiamo sperimentare anche nei rapporti individuali e interpersonali. Quindi il punto è molto semplice: se la preoccupazione è che lo Stato si espanda troppo, l'unico modo è contenere questa espansione con una forza contraria e leggermente più forte, in modo da contrastare l'espansione. E questa cosa si chiama impegno e partecipazione. Dire no di fronte a situazioni alle quali ci si deve opporre. Tutti si lamentano della profilazione che viene fatta sui social network, su YouTube, però continuiamo ad utilizzare il sistema senza nessuna remora. Perché? Perché abbiamo considerato una cosa negoziabile tutti i diritti che sono implicati dal fatto di essere perennemente controllati. Però mi è venuto, ascoltando appunto, cioè penso sia comunque importante la cosa della responsabilità, e che comunque appunto, cioè anche mi viene in mente una riflessione: noi diciamo dobbiamo stare attenti allo Stato, che capisco, cioè ho capito e sono d'accordo anche su quello che dice, però filosoficamente un po', cioè dobbiamo stare attenti allo Stato, opporci, però alla fine lo Stato sono degli uomini come noi, quindi cioè, sembra che lo Stato sia un'entità metafisica, ma la creiamo noi col nostro comportamento. Quindi in fondo quello che dice della responsabilità non è solo una lotta contro lo Stato, ma è proprio, cioè io perché ho creato un qualcosa che mi controlla, addirittura che magari mette delle telecamere, che se esco arriva subito la polizia e mi prende, perché ho creato questo mondo così? Cioè mi viene da pensare a questo, cioè come mai gli uomini... Allora, a parte che, come dire, questo è totalmente al di fuori del mio campo di ricerca e di studio, per cui quello che sto per dire non ha un valore particolare, perché non ha, essendo un'idea semplice che non fa riferimento ad argomenti sui quali ho un minimo di autorevolezza, posso anche rispondere, ma vale come il due di coppa a briscola quando comanda bastoni, ecco, con questa premessa. Il punto è semplicemente che abbiamo lasciato crescere una società altamente tecnologica, perché vogliamo vivere pensando tutti quanti di essere sul Millennium Falcon o sull'Enterprise, e il prezzo che paghiamo è trasformarci come quelli che invece vivono nell'astronave di Wall-E. E siccome non esistono pasti gratis, da qualche parte qualcuno deve pagare i conti. Sì, è come se fossimo completamente irresponsabili e volessimo che tutto fosse diretto, sì, praticamente controllato, sì, cioè infatti per me è frutto delle responsabilità comunque, non la tecnologia in sé, che comunque può avere dei riscontri utili come sappiamo, ma il fatto che, cioè, noi non siamo responsabili appunto sulla nostra vita, e quindi deleghiamo tutto questo potere ad altre entità. Però vabbè, è un tema un po' forse filosofico. Ma il punto è questo: non si tratta di lottare, il tema non è mettere in piedi un'attività eversiva, il tema è fare attività politica. Adesso, quel che non significa necessariamente mettere in piedi, entrare in un partito o fondarne uno, significa
testimoniare col proprio impegno civile, personale e professionale una certa visione del mondo basata sui diritti che stanno nella Costituzione, invece di inventarsene uno ogni 3x2. Quelli che abbiamo sono già abbastanza e sono già tanto sottogarantiti che non abbiamo bisogno di aggiungerne di altri. Prima assicuriamoci che vengano rispettati i diritti sui quali nessuno può avere nulla da contraddire: la riservatezza delle comunicazioni, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare, la prima parte della Costituzione in sostanza. Poi possiamo pensare a chiamare diritto qualsiasi cosa e ci possiamo aggiungere quello che vogliamo, ma insomma c'è già tanto da fare prima ancora di pensare ad avere qualcos'altro, di pensare ad altri diritti, posto che ci sia. Però mi sembra tutta una valanga, cioè nel senso che è vero, appunto, vogliamo vivere con la tecnologia, la maggior parte delle persone appunto non capisce la tecnologia, o appunto magari chi se ne frega dei dati, gli do l'email, gli do quei 4 like, però ho citato appunto dei film o magari delle serie TV, e però se pensiamo ai film o alle serie TV, i prodotti, i media spesso sono pensati proprio per influenzare. Sì, qui andiamo in un altro, quello della manipolazione del consenso, però per ritornare sul discorso telecamere, accumulazione di dati, se voi guardate che cosa è successo in Corea del Sud durante la pandemia, la Corea del Sud, ma anche Taiwan, sono stati in grado di gestire il contact tracing con il ricorso a una quantità enorme di dati e a una infrastruttura tecnologica, in particolare in Corea del Sud evidentemente, che era stata messa in piedi dopo l'epidemia di SARS del 2013. I coreani all'epoca si fecero prendere di sorpresa e dopo essere sopravvissuti, il governo, insomma, decisero che non sarebbe successo una seconda volta. E infatti hanno creato un'infrastruttura fattualmente estremamente invasiva per il controllo dei cittadini, che quando è partita la pandemia ha consentito però un contact tracing estremamente efficace. Perché non c'è stata una rivoluzione? Perché nessuno ha gridato all'assassinio, alla violazione della privacy o cose di questo genere? Non perché gli orientali rispettano le regole, queste sono banalità da talk show. La Corea del Sud è un paese estremamente attivo nell'ambito della lotta politica. Sono partiti che si confrontano in modo non meno intenso di quello che siamo abituati a vedere in Italia. Quindi il governo non ha sempre ragione per definizione. Però che cosa è successo? Che in questi anni è stato costruito un rapporto di fiducia fra governo e cittadini, per cui è stato dimostrato con i fatti che di quella tecnologia non è stato fatto abuso. D'altra parte, se ritorniamo dalle nostre parti, pensate ai bancomat e ai telepass. Anche i bancomat e i telepass sono delle forme di tracciamento estremamente granulari rispetto al dove andiamo, quanti soldi prendiamo. Però nessuno più si lamenta del fatto che il telepass sia un'invasione della privacy, posto che si possa parlare di privacy nei luoghi pubblici. Perché? Perché oramai lo usiamo da decenni, perché abbiamo visto che alla fine non sta succedendo niente e quindi siamo disposti ad accettare questa forma di controllo tecnologico a fronte del fatto che ci dà un vantaggio, ma senza dimostrare delle controindicazioni rilevanti. Allora, se noi ragioniamo in questi termini, sempre applicando il principio di precauzione, cioè siccome potrebbe accadere, allora non lo facciamo, poi il risultato è che durante la pandemia è stato fattuale che tutta una serie di ricerche mediche sulla possibilità di trovare dei rimedi o di capire come funzionava il virus sono state rallentate da questa isteria della privacy. Ricordate che cosa è stata la questione della app Immuni.
quando è stato eradicato dalla faccia della Terra dall'orbe terraqueo, come si dice in questi termini, di questi tempi, il vaiolo, questa cosa è accaduta esattamente con il contact tracing, per cui squadre di medici sono andate villaggio per villaggio, casa per casa, a vaccinare le persone. E questa è storia, non è un'opinione. E come si fa questa cosa? Si fa costruendo elenchi e ce l'ho, mi manca. Questo è il punto. Allora il tema diventa, in nome di un principio di precauzione, in nome di una visione asfittica della privacy, e noi abbiamo evitato di mettere in pratica delle misure tecnologiche che non avrebbero certamente cambiato le sorti democratiche del nostro paese, ma che avrebbero probabilmente salvato molte persone. Altrove hanno, in modo molto più, e mi riferisco nuovamente alla Corea del Sud e Taiwan, hanno utilizzato in modo intelligente queste tecnologie senza avere un problema che sia uno di ordinamento democratico. Allora, siccome non sto parlando di teorie ma di fatti verificabili, la domanda che dovremmo farci è: non è che forse ci hanno ragione i coreani? No, è stato molto interessante, cioè, perché ha portato degli ottimi punti su alcuni magari non ci avevo neanche riflettuto. C'è una cosa che però mi inquieta leggermente, e cioè che mentre per una legge, appunto quella dei attivisti politici, oppure il fatto che un poliziotto possa chiedere a chiunque di identificarsi, eccetera, diciamo, c'è la legge e poi c'è l'attuazione della stessa. Per quanto riguarda le telecamere, cioè, nel senso, mi sembra che, appunto, telecamere collegate all'intelligenza artificiale, cioè, sono subito attive, cioè, nel senso, mettiamo che io sono il ricercatore, le faccio veniamo identificati. Secondo lei l'intelligenza artificiale applicata alle telecamere cosa dovrebbe fare? Siccome questo è il luogo comune che da qualche settimana sta andando in giro, cosa pensate che succeda quando c'è l'intelligenza artificiale sulle telecamere? Di per sé nulla. Poi chiaramente dipende da quello che viene deciso di fargli riconoscere a quel programma. Se pensiamo alle cose storiche, cioè, non so, io penso a questo: se risuccede, ci fosse di nuovo ipoteticamente, e non c'è adesso, torna Hitler. Ok, nel senso, potrebbe dire: ok, riconoscimi tutte queste persone, è quello il problema principale, credo. Ma Hitler, basta, come può essere Stalin, come può essere... Per questo scopo basta l'anagrafe, non c'è bisogno delle telecamere, tant'è che durante il nazismo quello che Hitler fece, o per quello che il regime nazista fece, c'è un bel libro, si chiama IBM e l'Olocausto. Ah, ce l'ho. Ecco, appunto, quello che accadde è che il censimento venne utilizzato come strumento per schedare tutti quanti i cittadini ebrei. Quindi non c'è bisogno certo delle telecamere per fare pulizia etnica, segregazione o cose di questo genere. Però appunto i documenti sono la prima forma di controllo, cioè, penso, perché comunque... Lo so che sarebbe folle in questo momento vivere senza documenti, però penso che comunque è una prima forma di controllo. Sì, ma è una forma di controllo inevitabile. Negli Stati Uniti ognuno si può anche chiamare George Washington quando va in albergo, però se esce dai confini deve avere il passaporto, deve avere uno state ID, altrimenti non c'è storia. Cioè, non possiamo pensare di vivere in una società e di rinunciare alla nostra identità giuridica, perché la nostra identità giuridica è la base sulla quale poi si costruiscono tutti quanti i rapporti, i contratti, le assicurazioni, l'istruzione, la sanità. Se non c'è identità e se non c'è identificazione, non ci possono essere relazioni sociali e non ci possono essere servizi pubblici. Sì, cioè, in effetti comunque si comprende anche da queste riflessioni come... Diciamo, c'è la telecamera
sia comunque il continuo di un processo di controllo che è millenario. Cioè, perché il censimento, per esempio, c'era già a Roma, c'era, non so, probabilmente nell'antico Egitto, non lo so. Però per dire. E sapete a cosa serviva il censimento nell'antica Roma? Mm. A controllare il diritto di voto. Perché se uno tramite il censimento veniva spostato in una tribus che aveva meno potere elettorale, automaticamente come dire, si riusciva a orientare il risultato delle elezioni. Mm-hmm. Quindi, sì, come vedete, il tema dell'uso dei dati, se la vogliamo mettere in termini più astratti, per finalità politica di vario tipo, c'è sempre stato. Non c'era bisogno dell'intelligenza artificiale per forza. Certo, è uno strumento in più, diventa più invasivo, cioè più potenzialmente più potente, diciamo, il meccanismo. Sì, però, ripeto, la questione diventa, non è lo strumento in sé, ma i limiti giuridici nei quali questo strumento può essere utilizzato. Le forze di polizia non possono tirare fuori la pistola e sparare al primo che passa. Non in Italia, per fortuna, magari in altri paesi sì, ma da noi no. È una regola molto precisa, stabilita dal Ministero dell'Interno, che stabilisce quali sono le regole di ingaggio, viene fornito un addestramento specifico che rientra sotto il nome complessivo di tecniche operative, che è finalizzato all'applicazione minima della forza nel caso di arresto di persona non cooperante. Sarebbe, se non vivesse, allora, mettiamola così, se vivessimo in un paese antidemocratico, la polizia tutti questi problemi non li dovrebbe avere, perché tanto può menare come vuole. C'è un video che gira, l'ho usato spesso a lezione, di un arresto fatto nella stazione di Torino, se non ricordo male, da quattro agenti che appunto prendono una persona che stava dando in escandescenze. E tutti gli astanti urlavano contro i poliziotti: vergognatevi, 4 contro 1. Se avessero avuto un minimo di onestà intellettuale o comunque di conoscenza di come funzionano queste cose, saprebbero che questo tipo di tecniche, cioè 4 contro 1, servono per evitare di fare danni. Perché voi provate a fermare da soli una persona che non vuole farsi fermare. L'unico modo che avete per ridurla alla calma è picchiarla, e picchiarla molto forte, cioè utilizzare dei metodi violenti, perché uno contro uno non c'è modo di impedirgli di resistere. Prendere una persona per le gambe e per le braccia significa minimizzare il rischio di farle del male. Poi, ripeto, in concreto può sempre succedere che qualcuno abusi o che succeda qualcosa di strano. Però il fatto che si sia arrivati al punto di porsi il problema di qual è il minimo uso della forza da dover applicare, persino in una fase di interazione con un soggetto aggressivo e non cooperante, dovrebbe dirci parecchio sul fatto che determinate sensibilità ci sono. Perché non stiamo parlando di un luogo nel quale si leva la briglia ai cani da guerra e si dice vai e fa quello che ti pare. Certo, molto interessante. No, vedete, il problema di questi argomenti deriva dal fatto che, mentre per parlare del teorema di incompletezza di Gödel, o uno è laureato in matematica, o altrimenti è meglio che non ci prova, e comunque quando lo fa utilizzando un linguaggio tecnico altamente formalizzato e quindi rigoroso, il fatto che il diritto sia esprimibile in italiano lascia la percezione che ne possa parlare chiunque, quando invece è una materia altamente tecnica, non scientifica, perché parlare di scienza a proposito del diritto è una contraddizione in termini, però è una materia estremamente tecnica che richiede tutta una serie di competenze, per cui purtroppo si esprime in italiano, e quindi c'è questa convinzione che siccome si capiscono le parole di una conversazione, allora se ne può, chiunque può parlare, Italia paese di santi, navigatori, poeti e giuristi, direi. In realtà non è così. Così come
in passato c'era una cosa che si chiamava law French, che era l'inglese giuridico, totalmente incomprensibile ai non addetti ai lavori, per cui poteva anche capitare che un poveraccio venisse preso la mattina in casa, portato davanti a gente vestita in modo curioso con le parrucche, che parlava una lingua incomprensibile, e dopo un po' veniva portato al patibolo e impiccato. E quello passava a miglior vita senza sapere perché. Non è il caso di arrivare a questo, a questi estremi, però il concetto è che le conoscenze tecniche, o meglio, per poter parlare di una materia che ha un contenuto tecnico, bisogna conoscerla. Allora, se una persona è interessata agli aspetti giuridici, non è detto che si debba laureare in giurisprudenza, ma deve studiare. Certo. Deve comprendere il sistema, deve raggiungere un livello accettabile di preparazione, visto che, come sapete, all'università ci si può andare anche senza iscriversi, per cui non fa gli esami, ma i corsi li può seguire senza problemi, perlomeno nelle università pubbliche. Quindi, se uno è interessato a questi temi, frequenta l'università, legge, c'è YouTube, ci sono occasioni come queste, e comincia a maturare una coscienza. Il punto è che queste cose non maturano in un quarto d'ora. Ma sì, sono temi che siamo tornati indietro fino all'antica Roma. Sono cose su cui è anche difficile arrivare a una soluzione, immagino, anche perché è molto... Ma perché non c'è, ancora una volta, non c'è una soluzione definitiva. Il diritto va per approssimazioni successive. Adesso facciamo questa cosa, poi intanto va avanti, poi qualche giudice dirà che le cose non vanno così, oppure cambierà l'orientamento, la visione del mondo, del paese, per cui verranno emanate nuove norme che cambiano, che contraddicono quelle precedenti. Cioè, l'errore concettuale è pensare che il diritto sia un qualcosa di formalizzabile in termini deterministici. Non funziona così. Ma in futuro potrebbe essere così. Adesso non so se magari apriamo una parentesi troppo grande. Ma no, non funziona. Non funziona per, oddio, io guardate, per attitudine, non parlo del futuro, perché siccome il futuro non esiste, c'è Alan Dershowitz, che è professore di diritto, era, non so se sia ancora vivo, ma credo che sia professore di diritto penale ad Harvard. Scrive in un libro molto bello, si chiama The Best Defense, mai pubblicato in italiano, purtroppo, che il diritto è l'unica branca del sapere per la quale non c'è il premio Nobel, perché è l'unica branca del sapere che invece di preoccuparsi del futuro custodisce il passato. Okay. Il che, se ci pensate, è assolutamente corretto, perché la funzione del diritto non è, come si sta facendo adesso con questa bufala dell'intelligenza artificiale, anticipare, prevedere il futuro, ma è rilevare un fatto, decidere se di quel fatto ce ne dobbiamo occupare, e una volta che abbiamo deciso che di quel fatto ce ne dobbiamo occupare, capiamo come regolarlo. Quindi, in altri termini, per definizione, la regola arriva dopo la realtà. Se non invento la macchina a vapore, e se non mi rendo conto che la macchina a vapore può creare incidenti perché è successo qualcosa, non mi pongo il problema di creare un codice della strada. Certo. Però pensando, tipo, non so, al blockchain, cioè penso agli smart contract, certo, mm-hmm. È futuro, per cui non è detto che si avvereranno, non è detto che li utilizzeremo, però sono anche molto promettenti. In realtà no, sono quanto di più inutile e quanto di più, non posso trovare aggettivi senza rischiare di causarvi il bando del video da YouTube, ma per un motivo molto semplice. Pensate a come funziona uno smart contract e a che tipo di infrastruttura è necessaria per farlo funzionare. E soprattutto pensate che cosa succede quando poi si deve andare a discutere davanti a un giudice di uno smart contract. Ma questa è la cosa, sparisce il giudice? No, no, esattamente questo è il punto, assolutamente no. Cioè nel senso, per come lo immaginavo, poi appunto parliamo di futuro, quindi... Ad oggi lo smart contract è soltanto un modo per garantirsi lo sblocco del livello successivo, una volta che le parti abbiano fatto il loro dovere. Tradotto, Ford, per esempio, ha appena brevettato una procedura
che consente a distanza nel caso in cui l'autista, il conducente non abbia pagato le rate e quindi la macchina debba essere pignorata, prevede che appunto la macchina prenda il controllo di se stessa e vada verso il primo parcheggio per essere poi ripresa contro la volontà del, diciamo, del conducente, sì, per essere ripresa poi dalla bisarca che la riporterà in officina. Lo smart contract serve a fare questo tipo di cose, però dal punto di vista concreto che cosa vuol dire? Deve essere programmato. Per programmarlo, per funzionare, deve essere inserito in una infrastruttura di telecomunicazioni. Questa infrastruttura di telecomunicazioni deve far sì che lo smart contract parli almeno con la mia... Facciamo il caso più semplice, che è appunto l'acquisto a rate di una macchina. Dovrebbe parlare con il produttore della macchina, la mia banca, la banca del concessionario, del produttore o dell'importatore dell'automobile, e la compagnia le compagnie assicurative. Beh, in teoria sono tutti altri smart contract. No, nel senso penso... che devono essere comunque intersecati. Sì. E ovviamente questa roba la mettiamo in cloud, perché non può non essere in cloud. Già che ci siamo, la mettiamo su un cloud americano che o un cloud russo o cinese che garantiscono oppure cos'era, kazako mi sembra, che garantiscono performance che in Italia non siamo in grado di garantire. Poi scoppia, non so, un'ipotesi totalmente fantastica, scoppia un conflitto regionale e improvvisamente quelle risorse tecnologiche non sono più accessibili. No, cioè questo smart contract in senso decentralizzato, quindi... Sì, ma è decentralizzato a livello logico. Il controllo sulle infrastrutture di telecomunicazione, certo, rimane, certo, saldamente nelle mani degli stati. Quindi non discuto che si possa fare, la mia domanda è perché, cioè qual è il vantaggio che ho rispetto a un banalissimo pezzo di carta che resiste al passare del tempo, non ha bisogno di altri soggetti che ne garantiscano la funzionalità e che ha un costo economico straordinariamente più basso rispetto a qualsiasi altra complicazione tecnologica. Mi viene da dire solo che appunto uno non è interpretabile e due non è suscettibile a rapporti di forza, però dipende com'è tutto il resto del mondo. Rapporti di forza, appunto, questo presuppone che viviamo in un mondo in cui siamo tutti fratelli e nel quale non ci sono guerre, come diceva Bennato, non ci sono santi né eroi. Quindi se e quando raggiungeremo questa utopia della pace universale, e quindi probabilmente di un unico governo mondiale, però vedete come stiamo già andando. Sì, ci stiamo frittando. Quindi è chiaro che sta roba non può funzionare. Okay. Il presupposto sociale, ancora prima tecnologico, è che non ci siano divergenze politiche che consentono poi di strumentalizzare determinate posizioni di forza in caso di conflitto. E guardate, il tema del gas e del petrolio che abbiamo visto in questi mesi è la prova provata di quello che sto dicendo. Cioè abbiamo creato una dipendenza energetica sulla base di rapporti politici che avevano determinati presupposti e che però nel momento in cui questi presupposti sono cambiati hanno trasformato quella che era una situazione apparentemente vantaggiosa, grandi quantità di risorse energetiche a prezzi gestibili, in un problema geopolitico, in un problema economico del quale non abbiamo ancora cominciato a pagare il prezzo. Allora, delegare il governo tecnologico, mettiamola così, ad una infrastruttura che è sotto il controllo dei singoli stati e di alcuni stati più che di altri, significa entrare in una dimensione nella quale, fino a quando siamo tutti amici, non è un problema. Nel momento in cui qualcuno diventa è qualificato come meno amico di quell'altro, viene automaticamente escluso. Sì, io sto pensando Sri Lanka, perché poi c'è anche la cosa degli stati decentralizzati, non so se l'ha sentito, cioè nel senso c'è chi ipotizza, dice, ma le persone che usano solo Bitcoin possono essere considerati cittadini di uno stato decentralizzato? Mai nella vita. Allora, Bitcoin sicuramente nasce con una funzione molto precisa, che non è quella di altre criptovalute. Bitcoin nasce, se vi andate a leggere i primi documenti che sono emersi,
nasce come progetto politico, non come progetto, come certo, progetto certo. politico, non come progetto così faccio la criptovaluta per fare un po' di speculazione. Perché? Perché nel momento in cui si sottrae allo Stato il potere di creare valore, di definire il valore, si riduce il potere dello Stato sul cittadino. Il certo. motivo per il quale, il motivo per il quale è lo Stato che batte moneta è perché il controllo della ricchezza è un attributo del potere. In altri termini, fino a quando io controllo la generazione della ricchezza, decido chi è ricco, chi è no e quanto lo si può essere. Se esiste un qualcosa come Bitcoin che, o qualsiasi cosa di analogo che crea una, un circuito di produzione e circolazione del valore che non è sottoposto al controllo statale, io sto, sto sottraendo allo Stato una parte della sua sovranità. Sì. Questo è il reale motivo per cui i Bitcoin in una certa prospettiva dovrebbero essere considerati pericolosi, non perché facilitano le attività criminali. Il sistema finanziario da sempre conosce i paradisi fiscali, le banche offshore, sistemi di riciclaggio di vario tipo, quindi non ci volevano i Bitcoin per consentire a criminali, ai criminali di fare di usare il sistema internazionale di pagamenti per i loro scopi. La caratteristica del Bitcoin, che ripeto, anzi non lo ripeto perché non l'ho ancora detto, che è una valuta totalmente psicologica, dal valore totalmente psicologico, come peraltro tutte le altre valute, mettiamola così, nel momento in cui c'è un numero di persone sufficientemente ampio che attribuisce valore a un Bitcoin, allora il Bitcoin ha valore. Certo. Sì, sì, sono tutte quelle fantasie collettive, come peraltro lo Stato, le religioni... La stessa moneta è, dalla fine degli accordi di Bretton Woods nel 72, la stessa moneta oramai ha una matrice puramente psicologica. Noi accettiamo l'euro e non accettiamo, non so, delle monete di stati del terzo mondo perché ci fidiamo del fatto che l'euro è una moneta accettata dappertutto. Sì, sì, sempre fiducia alla fine. Sì, è semplicemente fiducia. Grazie mille, cioè, io parlerei per altre ore a proposito di blockchain, smart contract, però magari riorganizziamo, non so. Spero di avere chiarito il tema iniziale, quello dell'articolo. Sì, ma sì, è stato davvero molto interessante, lo dico. Cioè, sì, sì. Interessante, sì. Inviterei a leggerlo tutto prima di arrabbiarsi. No, ma infatti... a me piace tantissimo, ad esempio, questa cosa che ci permette la tecnologia anche di dialogare, appunto, di parlare. Ma questa è una... qualsiasi docente universitario dovrebbe, o qualsiasi docente in generale, dovrebbe avere questo tipo di apertura. Non voglio parlare per gli altri, ci mancherebbe, però insomma... Questo lavoro non è predicare come in una messa, è interazione e anche esporsi a critiche, per carità, non pretendo minimamente, questa è una cosa che vorrei rimanesse nella registrazione anche nella parte pubblica, non pretendo assolutamente di avere ragione in quello che ho detto, ho soltanto presentato degli argomenti, quindi se qualcuno non è d'accordo, legittimo, può tranquillamente... esserlo, però mi deve dire dove ho sbagliato, perché, sulla base di quali errori e quali sono le fonti che stanno alla base dell'altra opinione. Perché se la risposta è hai sbagliato perché io la penso così, capite bene che non ci può essere dibattito su un'argomentazione che è sostanzialmente un articolo di fede. Ho ragione perché ho ragione, quindi tu hai torto. Poi il problema degli Uber diritti di cui parlavo prima e in generale di questa dinamica che si è innescata da tempo con la trasversalizzazione della comunicazione. Nessuno argomenta più, fate il conto in qualsiasi dibattito, quanti passaggi ci vogliono prima di passare all'insulto personale, prima di passare dall'argomento all'insulto. Ah, questo magari è una tattica, penso all'arte di Schopenhauer. Diceva, sì. Se avete un pubblico di caproni, allora insultate. No, ma in generale è diventata la cifra del dibattito.
invece di discutere legittimamente da posizioni diverse sul merito delle questioni, portando argomentazioni razionali e fonti verificabili, dopo un po' la cifra del dibattito diventa chi strilla più forte, chi insulta e chi pretende di utilizzare l'argomento di autorità. Sì, certo. Invece appunto non scontrandosi ma cercando di capire insieme, forse ne guadagniamo tutti, diciamo, più che... Ma diciamo non è lo Zeitgeist. Certo, sì. Questo è il punto. Comunque, grazie per l'invito, spero di non avervi annoiato con questa conversazione. No, assolutamente, è stata molto, molto, molto interessante. Quindi...